Buonasera dalla redazione multimediale. Apriamo questa edizione con il discorso di Giorgio Napolitano in occasione degli auguri alle alte cariche dello Stato. Un'occasione per il capo dello Stato per lanciare un monito a governo e Parlamento sulle priorità da affrontare. Napolitano ha sottolineato che gli italiani non si aspettano elezioni anticipate dall'esito peraltro incerto, ma la capacità di rispondere alle gravi emergenze sociali e l'avvio di riforme, a partire dalla legge elettorale e dalle riforme costituzionali che dovrebbero portare ad uno snellimento del Parlamento stesso e soprattutto la capacità di fronteggiare le tensioni sociali. Massima attenzione va data a chi dalla politica non trova risposte al disagio, categorie e gruppi di persone che possono farsi coinvolgere in proteste indiscriminate e violente. Quanto alle riforme, Napolitano invita Forza Italia a non tirarsi indietro dal lavoro già avviato di revisione costituzionale, invito rivolto anche ai 5 Stelle. Dopo un discorso ampio che tocca tra l'altro Europa, decadenza di Berlusconi, che Napolitano invita a non evocare il colpo di Stato, la sentenza della Consulta sul Porcellum, Napolitano chiude ricordando le condizioni che aveva posto per accettare la reinvestitura e dice: valuterò la sostenibilità istituzionale e personale del mantenimento del mio incarico. Già domani il Consiglio dei Ministri darà seguito alle parole del Capo dello Stato sulla giustizia, ha commentato il Premier Letta. Il prefetto di Roma ha vietato assembramenti di tir da oggi fino al 20 dicembre in prossimità dei caselli autostradali, vietata anche la circolazione dei mezzi pesanti che non trasportano merci. L'annuncio arriva 2 giorni dal raduno programmato per mercoledì 18 dicembre nella capitale dal Movimento 9 dicembre. Dalla manifestazione, confermata solo da uno dei leader, Danilo Calvani, si sono dissociati gli esponenti di Veneto e Sicilia per timore di infiltrazioni, violenze e strumentalizzazioni politiche dell'evento. E poco fa il leader siciliano Mariano Ferro ha annunciato che i manifestanti domenica saranno in Vaticano per partecipare alla messa del Papa. È di 4 agenti feriti lievemente e 6 studenti contusi il bilancio degli scontri tra studenti e polizia di oggi a Milano. Circa 600 tra studenti e manifestanti, molti dei quali appartenenti alla galassia degli antagonisti, si sono radunati stamattina per manifestare a favore del diritto allo studio. Quando un gruppo di studenti ha tentato di forzare il cordone di sicurezza per fare irruzione nel palazzo della Regione Lombardia, gli agenti antisommossa sono intervenuti con 2 cariche per disperdere i manifestanti. Ma la contestazione si è fatta sentire anche all'interno del Pirellone. 4 studenti e 2 insegnanti che si trovavano all'interno del palazzo con regolare autorizzazione hanno interrotto i lavori del Consiglio regionale urlando dalla tribuna di pubblico all'indirizzo dei consiglieri. Sia fuori che dentro l'edificio la protesta era contro i soldi alle scuole private e i tagli alla scuola pubblica. Dopo un paio di rinvii è ripresa alle 17 la seduta della Commissione Bilancio della Camera al lavoro sugli emendamenti alla legge di stabilità. Si va avanti ad oltranza per approvare il provvedimento nella notte e consentire l'approdo in aula per domani, ma non è escluso che il via libera in Commissione possa arrivare domani stesso. La Camera dovrebbe votare il testo probabilmente con la fiducia giovedì, poi il passaggio definitivo al Senato. È atteso un nuovo pacchetto di emendamenti del relatore che dovrebbe arrivare in serata, tra questi un emendamento che prevede la sospensione del pagamento della pensione di alto importo se il suo titolare assume un incarico pubblico. Il ministro dell'Interno Alfano ha annunciato che lo Stato è pronto a rendere più dura la normativa sul 41 bis. I boss devono sapere che se proveranno a far uscire informazioni o ordini dal carcere, lo Stato non avrà nessuna timidezza per impedirlo, ha chiarito Alfano nel corso della conferenza stampa al termine dell'audizione della Commissione Antimafia che si è svolta presso la sede della Prefettura di Milano. Il ministro ha inoltre annunciato che è stato adottato un dispositivo di protezione ravvicinata al massimo livello per 4 magistrati impegnati in inchieste di mafia in seguito episodi intimidatori e a riemergere dell'ipotesi di azioni eclatanti. E ora, come di consueto, uno sguardo ai mercati. La borsa di Milano oggi ha chiuso in positivo con un rialzo, lo vedete dalla grafica, del 2,34%. Una particolare menzione merita il debutto a Piazza Affari del titolo di Moncler, il noto marchio di piumini, che come vedete oggi ha incassato un più 46%, scambiato a fine seduta a 14,97 euro per azione. E poi l'ultimo dato è quello che riguarda lo spread, lo vedete che oggi ha chiuso a 222 punti base. Bene, per questa edizione è tutto. Il prossimo appuntamento con l'informazione per domani alle 12.55. Per tutti gli aggiornamenti, il nostro sito internet e l'account Twitter. Vi auguro una buona serata.